È un 2017 che si annuncia a dir poco effervescente per la politica estera, tante sfide sono innanzi a noi e l'Italia può giocare questo 2017 da protagonista perché abbiamo i trattati di Roma, il 60° anniversario, la presidenza del G7 e abbiamo il seggio al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Abbiamo idee e posizioni molto chiare, a cominciare dalla questione dei trattati di Roma che vogliamo che non siano solo una celebrazione di grandi risultati di questi 60 anni, a cominciare da una pace che nessuno ha regalato a noi, ma che abbiamo conquistato nel corso dei decenni, però occorre individuare una rotta per il futuro e secondo noi è una difesa comune. Occorre mantenere la pace, riprendere la crescita, rafforzare e garantire di più sicurezza e inoltre rilanciare il progetto della difesa comune. No, noi siamo occupati e non preoccupati di rafforzare la difesa comune europea e penso che questo sia il nuovo sogno da realizzare di una Europa che non può limitarsi a questo, ovviamente, perché prima ha altre emergenze da gestire. Mi riferisco in primo luogo alla ripresa della crescita economica e soprattutto alla questione occupazionale e dall'altro lato accordi seri con i paesi africani per evitare le partenze dei migranti. No, noi siamo occupati e non preoccupati di rafforzare la difesa comune europea e penso che questo sia il nuovo sogno da realizzare di una Europa che non può limitarsi a questo, ovviamente, perché prima ha altre emergenze da gestire. Mi riferisco in primo luogo alla ripresa della crescita economica e soprattutto alla questione occupazionale e dall'altro lato accordi seri con i paesi africani per evitare le partenze dei migranti. Rispetto a questa situazione. Ma noi chiediamo discontinuità. Discontinuità nella politica economica, riconoscere gli errori fatti, come sulle banche, riconoscere gli errori fatti sulla politica economica, sulla politica delle mance, sugli 80 euro. Se c'è discontinuità, riconoscimento degli errori fatti e cambiamento di linea, noi siamo pronti a dare le nostre indicazioni. Ma se Padoan continuerà a dire che tutto va bene, che tratterà con Bruxelles e che non è cambiato nulla, che è solo sfortuna, ecco no, assolutamente no. Noi non accettiamo queste facce di bronzo, noi non accettiamo la sfortuna. Come per le banche, così questa non è sfortuna sui conti. Polvere messa sotto il tappeto che ti fa inciampare. Adesso si vede. E gli italiani l'hanno già visto con il referendum e adesso purtroppo lo pagheranno. Se ci dovesse essere questa discontinuità, voi sareste dal punto di No, vista. responsabilità di noi siamo all'opposizione. Noi chiediamo discontinuità, chiediamo che vengano accettate le nostre proposte, attacco al debito, taglio delle politiche clientelari, cambio della linea di politica economica. Ma finora non abbiamo visto granché di discontinuità. Aspettiamo ancora perché siamo pazienti e responsabili, ma la nostra pazienza non è infinita. Presidente Brunetta, le interviste di Renzi e Berlusconi sembrano allontanare le urne. Ma Renzi dà la colpa agli italiani e devo dire è poco credibile. Berlusconi è molto più coerente, Berlusconi quelle cose le ha sempre dette, vale a dire che ci vuole un sistema elettorale proporzionale, che deve farlo il Parlamento, che deve farlo presto e bene, che poi si vada a votare. Renzi non sa cosa vuole, votare subito, votare tra un po', non sa quale sistema elettorale definire, ma soprattutto non ha ancora capito perché ha perso. E qualcuno glielo spieghi. Che non ha perso, ha straperso, come ha detto lui, però in cuor suo sembra dire che hanno perso gli italiani. Salvini attacca, dice che è un inciucio e che il centrodestra è finito e probabilmente andrà da solo alle prossime elezioni. Ma vede, Salvini, che è un amico, non lo capisco, perché quando propone un accordo con Renzi sul Mattarellum, lui non fa inciuci. Quando Berlusconi dice che vuole un sistema che metta insieme il consenso con la rappresentanza, contrariamente a quello che dice Renzi, allora è un inciucio. Sinceramente non lo capisco. Dopodiché,
centrodestra unito vince, se il centrodestra è spaccato fa vincere Renzi. Quindi obbligo di tutti è di stare insieme dentro il centrodestra su programmi, valori, regole per vincere le prossime elezioni politiche. Però lo dico ancora all'amico Salvini, non è, caro Matteo, che se tu proponi un accordo con Renzi tu sei l'esponente del centrodestra vincente, senza essere suscettibile di accusa di inciuci. Cerchiamo il rispetto dentro il centrodestra. Se c'è rispetto, alla fine si vince insieme. Lo vedo assolutamente molto ridotto. Aumenterà l'IVA, cari italiani. Aumenteranno le tasse, cari italiani. E diminuiranno le possibilità di crescita per la nostra economia, crescita già ridotta al lumicino. Siamo in deflazione, vale a dire prezzi sotto zero, che sta a significare che i consumi non ci sono. E questo grazie alla politica insensata, alla politica economica insensata di Renzi nei suoi 1000 giorni. Ha un bel fare interviste Renzi, dicendo che la colpa sostanzialmente è degli italiani, che non hanno capito, che non lo hanno capito. Gli italiani lo hanno capito benissimo e questi sono gli effetti, i risultati. Immaginate qualche... Allora, sono al Teatro San Carlo, direi il massimo dello splendore. La cosa che mi ha colpito è il simbolo del Regno delle Due Sicilie sul soffitto, credo che sia quello lì, infatti. E poi la cosa che mi ha colpito è la struttura, perché guardando ai lati sembra un grattacielo. Invito tutti i ragazzi a venire qui al Teatro San Carlo, anche perché il teatro, non il San Carlo, ma il teatro in generale, sta perdendo quella tradizione di vedere tanti ragazzi seduti a guardare gli spettacoli, i musical, le commedie. Quindi, parola di Clementino, vi aspetto a San Carlo. Un saluto, coso, frate, coso. Ciao! In occasione dell'arrivo del grande calciatore del Napoli, Diego Armando Maradona, abbiamo creato questo piccolo caffè in onore al Pipe d'Oro. E che ci sta dentro? Gli ingredienti sono cremina di zucchero montata a panna, caffè classico espresso napoletano, panna, e poi abbiamo fatto una decorazione con il topping azzurra che ricorda i colori del Napoli, e infine un biscottino con il numero 10. In onore al grande calciatore Diego Armando Maradona. E quando sarà distribuito? Solo un giorno? Sì, solo un giorno, e non sarà in vendita. Sarà regalato dal Gabrius a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i veri tifosi del Napoli. Beh, diciamo che il gruppo consigliare dei Verdi al Comune di Napoli è stato tra i primi a proporre al sindaco la cittadinanza onoraria a Diego Armando Maradona. Le polemiche sulla sua vita privata, ovviamente molto discussa, anche molto nota e legata a fatti anche spiacevoli, non c'entra niente con la cittadinanza onoraria. La cittadinanza onoraria viene data alla figura di Maradona come giocatore, come persona che ha avuto un legame straordinario, ha portato in alto la città di Napoli. Tutto qui, non c'è un'analisi sulla sua vita o un giudizio. Quindi la cittadinanza onoraria a Maradona è un fatto giusto e dovuto. Credo che pochi uomini al mondo, non napoletani, rappresentino invece così tanto la nostra città in tutto il pianeta. Ma io ormai ci conosciamo, appunto, lei faceva bene a ricordarlo, da quasi 6 anni, non ho mai guardato con molta affascinazione e attenzione alle statistiche, sia quando mi mettevano ultimo sia quando mi mettono tra i primi, quindi le leggo come leggo tante cose che escono sui giornali, che tanti professionisti fanno. Certe volte sono perplesso sui parametri che si utilizzano per queste statistiche, che non mi convincono. Io penso che alla fine il lavoro premia, quindi la statistica per me che conta, il sondaggio che conta, il gradimento che conta è da un lato quello quando ti confronti in campagna elettorale. Finora 3 volte mi sono confrontato con gli elettori, 3 volte ho vinto, e quando vai per strada che c'è quel sondaggio quotidiano e capisci guardando la gente, vedendola negli occhi, sentendo le strette di mano per capire se le cose stanno andando bene o non tanto bene. Quindi mai mollare quando sembra che va tutto storto e mai adagiarsi quando sembra che va tutto bene. È chiaro che adesso Napoli e quindi anche il sindaco vivono un momento in cui il vento è favorevole. Questo vento significa per lavorare esattamente come facevamo quando il vento era contrario, però sicuramente si lavora un po' meglio quando le cose vanno meglio, questo direbbe Catalano.
catalano, un fatto molto scontato e molto ovvio. Ma non era un concetto ampio quello di cultura, voglio chiarire, è chiaro, una cosa è la cultura del Teatro San Carlo, una cosa è la cultura della poesia, della letteratura, della scultura, della musica e di tutte le articolazioni, ma anche lo sport è una forma di cultura in qualche modo, perché il genio di Maradona non è qualcosa di comune, e quando quel genio affascina tanti ragazzi che nel periodo in cui c'era Maradona si andavano a iscrivere alle scuole di calcio, volevano fare calcio, tu li sottrai in qualche modo da territori sbagliati, in qualche modo fai capire che anche attraverso il calcio ci può stare l'emancipazione. All'epoca Napoli visse un periodo straordinario perché attraverso lo sport si scalavano vette, appunto, di statistiche che sembravano che non si potevano mai raggiungere, dove la Juve, il Milan, l'Inter sembravano squadre irraggiungibili. Invece Maradona ha dimostrato che tutto è possibile. Non trovo nessuno scandalo che ci sia uno spettacolo, immagino molto bello stasera al San Carlo, in cui possa entrare Maradona, così come quando volli fortemente che Nino D'Angelo entrasse al Teatro San Carlo. Poi il Teatro San Carlo è altro, il Teatro San Carlo, di cui sono presidente da quasi 6 anni, è il teatro più bello, più importante, e come ha detto Maradona, riferendosi a noi napoletani, teniamo il teatro più bello del mondo. Maradona già si sente cittadino napoletano, lo è di fatto e a breve lo sarà anche formalmente, l'ha detto lui ieri. Noi napoletani, ci vuole un grande evento popolare, stasera non è un evento per tutti, è un bel evento, ringrazio Alessandro Siani che ha fatto una cosa molto bella, sono convinto che sarà un grande successo. Poi Diego ha bisogno però di un evento popolare, perché Diego, per quanto riguarda il genio calcistico, è un bene comune, quindi ci vuole lo stadio San Paolo, piazza Plebiscito, spero a maggio, che sarebbe il mese migliore considerando il ricordo di 30 anni fa. E ho visto Diego veramente tranquillo, contento di stare a Napoli, anche le dichiarazioni che ha fatto, anche quello che ha detto, vanno nella direzione giusta di una grande Napoli. Il 28 gennaio porteremo in piazza a Roma l'Italia sovrana, libera, alternativa a Renzi, insieme a tutti quelli che vogliono costruirla e difenderla insieme a noi. Ed è tempo anche per Forza Italia di scegliere da che parte stare, se nella palude degli inciuci con Matteo Renzi o in piazza a difendere i bisogni del popolo. Oggi la Commissione europea chiede a Paolo Gentiloni di pagare le marchette elettorali fatte dal suo burattinaio Matteo Renzi. Sono i risultati dei governi che non sceglie nessuno: più tasse, più debito, più disoccupazione. Una ragione in più per mobilitarsi e mandarli a casa. Il prossimo 28 gennaio a Roma, tutti in piazza. Siete voi più vicini al PD di quanto non sia Forza Italia? La Lega ribadisce: portino in Parlamento qualsiasi legge elettorale, noi gliela votiamo, basta che gli italiani possano andare a elezioni subito, perché l'emergenza è il lavoro, l'emergenza sulle tasse. Oggi leggo che l'Europa chiede all'Italia di mettere nuove tasse sui cittadini italiani. Mai, mai, con la Lega al governo queste richieste di Bruxelles vengono rispedite al mittente. Ci dica Berlusconi se vuole perdere tempo o vuole andare a elezioni velocemente. Ma con chi sono? Ma a parole vedo che l'attuale governo dà ragione alle battaglie della Lega di 3 anni, delle parole non mi fido più, e il problema è chiudere i rubinetti, bloccare le partenze, un blocco navale, spostamento della frontiera in Nord Africa, e poi ragioniamo di tutto il resto. Dipende dai programmi, in tante realtà la Lega governa con tutto il centrodestra, in altre realtà la Lega governa e bene da sola, patti chiari, amicizia lunga, nessuno spazio, nessun finanziamento per chi sbarca a Lampedusa domani mattina. Questo è il primo punto per accordarsi con la Lega. Ma lei davvero pensa di andare al mazzo tutti la Lega? Io so solo che gli italiani hanno fretta, che la mia casella mail è piena di gente che cerca lavoro, che ha problemi col mutuo e che non ne può più di un'immigrazione fuori controllo. Chiunque voglia perdere tempo, voglia votare il più tardi possibile, pensi a inciuci destra-sinistra, non fa il bene del paese. Quindi io ripeto, la Lega è disposta ad allearsi con chiunque abbia le idee chiare, voglia votare in fretta e ribaltare questo paese, ribaltare il sistema fiscale, ribaltare questa Europa, riprendendo il controllo della moneta. Chi ci sta è il benvenuto, chi ha tempo da perdere lo faccia da solo. Disposto a allearsi quindi anche con... Lascio il Movimento 5 Stelle ai suoi problemi interni. Noi abbiamo idee chiare, quindi non ho problema di confrontarmi con gli elettori. Io mi presenterei alle elezioni anche domani mattina con le primarie. Io leggo che Berlusconi dice: se Strasburgo mi riabilita il candidato sono io. E chi l'ha detto? Non è nei 10 comandamenti che il candidato del centrodestra sarà a vita Berlusconi. Del centrodestra.
La metà degli italiani non vota più perché non crede più alle promesse, alle minestre riscaldate. La Brexit ha vinto nonostante tutto e tutti, Trump ha vinto con idee chiare e coraggio, la Le Pen farà lo stesso e quindi non si vede perché in Italia si debba morire di inciuci, si debba tornare indietro di 25-30 anni. Qualunque cosa chieda l'Europa, che è abusivamente in casa nostra, dal mio punto di vista va rimandata al mittente. Se il governo lo farà, avrà il nostro sostegno. Con Berlusconi o senza Berlusconi? Dipende dai progetti. Se Berlusconi sostiene le battaglie nell'interesse degli italiani sulla sovranità monetaria, sullo stop all'immigrazione, sul cambiamento totale di questa Europa, è il benvenuto. Se, come leggo, preferisce Renzi e la Merkel, meglio soli che male accompagnati. Ma lei, dopo aver letto la sua intervista, ha anche parlato con Berlusconi o pensa di parlarci a breve? No, parlo con tanti italiani che hanno problemi di lavoro e non di legge elettorale. Quindi spero che si voti il prima possibile, perché questo è un Parlamento e un governo sempre più abusivo. Prima possibile alle politiche, sicuramente si voterà alle amministrative.